C'erano dei momenti in cui probabilmente l'unica cosa che ricordo in cui Citti si sia fatto vivo in qualche modo, oltre alla sua fisicità corporea, anche vocale, è il fatto che certe volte dicevano: papà, è un po' troppo. Ecco, papà Paolo, mi sembra un po' troppo. E lui dice: ma no, ma è bello, è la cosa più bella, no? Scherzi. E non voleva essere censurato da Citti. Io non mi azzardavo di dire un po' troppo, condividevo sempre questo un po' troppo. Mi sembrava tutto un po' troppo. Il primo vero cineforum, come racconta lui stesso, Pasolini lo ebbe a 17 anni quando incontrò a Bologna le lezioni di Roberto Longhi, il più grande critico d'arte dell'Italia contemporanea, con le sue proiezioni di diapositive di dipinti e quadri. Il cinema, scrisse Pasolini usando esplicitamente questa parola, iniziò ad agire da allora in lui sia pure in quanto mera riproduzione di fotografie. Le sue inquadrature si basano su alcuni principi solidi come travertino. La figura si staglia contro lo sfondo, come nella pittura del Quattrocento, ma anche come nel primo sguardo dell'umanità. Le sue inquadrature non fanno che ricercare l'incanto di guardare qualcosa, il paesaggio di un volto, di una prateria urbana, la forma di uno sguardo o di una casa, come se improvvisamente si ritrovasse ai primordi della presenza degli uomini sulla Terra. I film di Pasolini sono formati da sequenze di grandi tavole che si succedono come strofe di una ballata. E protagonisti ne sono i corpi, in cui eccelle la linea delle spalle, la luce degli occhi, il tratto delle sopracciglia, il tratteggio irregolare dei denti o la severa gioielleria della loro simmetria. Quando arrivò a Roma, gli sembrò impossibile di aver trovato un'umanità che viveva da millenni nella penombra della società e della storia. Era scettica e fatalista come la plebe urbana dei propri antenati che vivevano negli stessi luoghi dalla fine dell'impero romano, gente che viveva unicamente del bisogno di movimento e dei desideri del proprio corpo, squassato da soprassalti di euforia e crudeltà, timidezza e paura, che precedono sempre le immense gioie del sesso, secondo Pasolini. Ma ciò che davvero lo lasciava senza fiato era la rassegnazione, la malinconia, la terribile innocenza con la quale vivevano il dono di possedere un corpo completamente ignare di sé. Se lo scrittore è qualcuno che per descrivere la vita deve possedere una nostalgia struggente per la sua intensità, completezza e purezza, come egli stesso scrisse, il cinema, agli occhi di Pasolini, moltiplicava all'infinito questo prodigio. Nessuna lingua, se non quella delle immagini e dei suoni, poteva essere caricata così tanto di realtà come l'inquadratura di un film. Nessuna parola può secernere tanta vita quanto l'immagine cinematografica. Questo è il cinema di Pasolini. Qualcosa che ha la stessa grazia e la stessa luce di una chiesetta romanica circondata da monumenti equestri e giganteschi centri commerciali. Prima di tutto io ero attore prima, feci un film che si chiama Sera Maestra e in questo film facevo il personaggio di Emilio, un fotografo di guerra. E la mia vita cambiò a partire dal 70. Alessandro Generelli mi aveva fatto questa possibilità di fare questo film, aveva fatto l'Actor Studio, teatro, cinema, televisione già in Francia molto, però in Italia dopo questo film la mia vita è cambiata. Visconti, che aveva visto questo film anche, fu il primo che mi fece venire sul set a Ludwig per fare due o tre foto. Queste fotografie di Visconti le fece vedere a molti uffici stampa in quest'epoca. È così che fece la conoscenza di un grandissimo attaché de presse in quest'epoca, Simon Missari. Simon vede queste fotografie e ha detto: io sono quello che porta il cinema italiano in Francia. Vuoi lavorare con me? E fu Simon Signori che parlò con Pierpaolo Pasolini per fare questo film. Ha detto: ti mando un giovane fotografo per fare un special su questo film. Pasolini dice di no. Quel set è assolutamente vietato, chiuso. Sono andato a Cinecittà per trovare Pasolini, che naturalmente era occupatissimo, che non potevo. E per caso ho fatto la conoscenza anche così di Fellini, che mi presentò lui, che era proprio un caso, cioè dovevo farci, che si chiama. Il caso era che la fortuna è stata che mi presentò e a partire da questo momento Pasolini accettò, venga a fare un special. Purtroppo il film è quasi finito, mi restano poche scene della festa del matrimonio
e le torture. E di qui, cari amici, nasce un'ancor più forte certezza. Il più grande dei piaceri deriva dalla più infame delle sorgenti. La dottrina che dovrà d'ora innanzi governare la nostra condotta è questa. Quanto più cercate il piacere nella profondità del delitto, tanto più deve essere terribile il delitto. Molto bene. Allora è possibile, secondo voi, commettere crimini tali e quali le nostre menti desiderano ardentemente? Da parte mia, devo sostenere che la mia immaginazione ha sempre distanziato di gran lunga le mie facoltà. Manco dei mezzi per fare ciò che vorrei. Ho concepito un centinaio di volte più e meglio di quello che ho fatto. Ed ho sempre avuto da lamentarmi della natura che, mentre mi dà il desiderio di oltraggiarla, mi ha sempre privato dei mezzi per farlo. Non ci sono che due o tre delitti da compiere a questo mondo. Una volta fatti questi, non c'è più nulla da dire. Tutto il resto è inferiore. Smettete completamente di sentire. Ah! Quante volte ho ardentemente desiderato di poter assalire il sole, di ghermirlo via dall'universo, fare una generale oscurità o usare quella stella per bruciare il mondo. Oh, quello sì che sarebbe un delitto e non un piccolo misfatto, quali sono tutti quelli che si limitano nel giro di un anno a trasformare una dozzina di creature in una zolletta di argilla. Io penso che lui avesse dentro il cuore, dentro l'animo, una grande urgenza. L'urgenza di sottolineare un dolore, non solo intellettuale, ma perfino fisico e psichico, un dolore nei confronti della società italiana che lui vedeva trasformarsi via via, con grande rapidità, e trasformarsi in peggio. Certamente nel cinema, soprattutto nei primi grandi bianchi e nero, c'è una frontalità romanica. La poesia, viceversa, ha sempre una venatura, si è detto decadentista, ai miei occhi addirittura floreale, c'è cioè qualcosa di Liberty, di Debussiano un po', di D'Annunziano naturalmente, in questa estenuazione. Lui sentiva il peso di una società senza valori che tende a considerare qualsiasi cosa come merce, che addirittura ha la capacità di cambiare il paesaggio fisico italiano e, diciamo, i corpi, oltre che l'animo delle persone. Vita violenta, ripeto ancora una volta, il 59, il 61 gira a Cattone e di colpo la narrativa di Pasolini presenta angoli e prospettive del tutto inedite. Io scrissi una poesia intitolata Diffamazioni, in cui racconto la famosa storia di un processo, uno dei tanti, che colpirono in maniera grottesca Pasolini. È una narrativa impura, una narrativa profondamente contaminata dal cinema. Lui contro tutto questo ha gettato un grido di dolore e ha detto semplicemente che questa società cosiddetta del benessere in realtà era una società di un falso benessere che ogni giorno costruisce malessere, solitudine, oppressione e anche incapacità di relazioni umane effettive, sincere e vere. Il famoso processo di un benzinaio che si era visto minacciare e sosteneva che nella pistola c'era un proiettile d'oro. Ecco, la poesia parla di questa follia. Dunque, all'immagine in movimento, peculiarità del linguaggio filmico, Pasolini, una volta scoperto il cinema, che cosa fa? Tenta di trovare un corrispettivo linguistico dal punto di vista letterario, una parola in movimento. Diffamazioni a Pierpaolo Pasolini. Avrebbe minacciato un benzinaio con la pistola carica di un proiettile d'oro, cineasta e poeta, orafo e orco. Ma cosa contestare a questa accusa? L'arma o la sua pallottola, Santa Romana Chiesa o l'usignolo. Pasolini comincia a lavorare a petrolio nel 1972 e lo chiama romanzo, sì, è un romanzo. Profetò qualcosa in una fase nella quale gli occhi, diciamo, o più ingenui, o più distratti, o più superficiali, anche dei politici, vedevano
cose diverse e anche un paesaggio più ottimista che invece Pasolini smontò pezzo per pezzo. Quel colpo mai sparato traversa la sua opera piegandola ad un duplice ossimoro, fantastico fantasma di violenza e pietà, di sangue e alloro. Se pensiamo bene, siamo già dentro proprio il cantiere di Salò. Cioè, dietro questa immagine, alla fine, per me c'è il profilo del vampiro. È una scrittura molto cruda, molto diretta, molto circostanziata e nello stesso tempo con una grande capacità immaginifica. Il proiettile d'oro è come il paletto di Frassino, è un corpo estraneo che si voleva estraneo, proprio il reietto che non sarà mai assimilato e che finisce per essere espulso, ma attraverso appunto un rito magico, quella magia necessaria per inchiodare una volta per sempre gli alieni, i vampiri e i Pasolini. Le sue immagini hanno la stessa flagranza degli oggetti artigiani, la cui forma, come scrisse egli stesso, ha i tratti fondamentali della precisione e del mistero. I suoi film sono fatti di espressioni di incredulità e di pura impassibilità, di sopravvivenza animale, di ottusa allegria, avidità e ingiustificabile bontà. Le mani, tra i pochi segni su cui il suo occhio stringe in un dettaglio, le mani hanno un legame tutto particolare con il sesso, al quale sono spesso contigue, arrivano là dove l'occhio non basta e la parola impotente. Però le parole non mancano mai nelle sue inquadrature, proprio in qualità di immagini, come testimoniano le continue scritture, i cartelli, le lettere, e i corpi, che non entrano mai di quinta ma sono già in scena quando li punta l'obiettivo, sono quel frastuono di forme e segni che irrompono nella distesa muta delle cose, come una nascita improvvisa di qualcosa. In ogni caso, non si entra nel suo mondo se non si capisce che la più forte delle emozioni accade quando Pasolini guarda se stesso con la stessa apprensione con la quale avrebbe potuto guardarlo la madre. È con gli occhi di Susanna che si guarda come un animale accecato in pascoli sconosciuti, che si sente come in un lager pieno di compagni di sventura che lo odiano. È lui allora, quel toro che, in un giorno d'aprile, nelle mani di un fanciullo che ride, va dolce verso la morte. Il suo ultimo film, Salò, parla soltanto del modo in cui la civiltà del consumo fa strage dell'unica ricchezza che non appartenga al mercato, il corpo, o anche del destino di vittima che sentiva da sempre scritto nel proprio, di corpo. È uno dei misteri di Salò. Cosa racconta in fondo il film? Solo chi è davvero rassegnato può resistere alla violenza degli sfruttatori. Come scrisse egli stesso, non c'è nulla che dia tanto torto al potere quanto la rassegnazione, che è poi il rifiuto del potere sotto qualsiasi forma. C'è un film italiano e non che abbia mai mostrato con la stessa insistenza facce e corpi rassegnati di fronte agli indicibili rituali con i quali il potere celebra se stesso nell'unica forma possibile, ovvero l'anarchia. È ciò che rende questo film unico e assurdo un cristallo di tristezza possente e serena, un monile di diabolica dolcezza. Quando sono entrato la prima volta era un po' buio, le luci sono accese e ho cominciato a capire un sacco di meccanismi intorno. Poi c'era dunque il direttore della fotografia, c'era Pasolini che è arrivato e ha cominciato a dirigere. Mi dice buongiorno così da lontano, molto cordiale, e ho cominciato a osservare Pasolini, tutto quello che faceva era preciso. Lui era dietro la camera della pressa, dirigeva attraverso quello, diceva qualche cosetta all'operatore, ad altri, e ogni tanto scendeva dalla sua camera da presa per dirigere gli attori che io non potevo avvicinarmi perché lui non voleva essere disturbato. C'era una delle prime violenze che aveva fotografato, non sono riuscito a fotografare perché era talmente vera, talmente violente, talmente cose che mi sono tornate in mente tutte le torture che lo generale sudamericano facevano, che io sono latinoamericano e venivo anche di questa
lotta di sinistra, possiamo dire, dell'America Latina, dove sentivo di queste torture. A partire di questo pomeriggio ho cominciato a cambiare anch'io le strutture del fotografare, perché non potevo più avvicinarmi a fotografare come potevo fotografare qualunque film. Quando diceva motore, non era più un film, non era più una fissione, non ero più a Cincinnati, era una sala di tortura.